Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Pokémon cela sempre grandi misteri, spesso nasconde significati che per essere scovati necessitano di analisi di vari aspetti di questo mondo strano ed assurdo. Già, perché trattandosi per l'appunto di un gioco prevalentemente per bambini, questo universo dei Pokémon è sempre stato reso più semplice e fantastico, insomma, un'utopia. La teoria di oggi si aggirerà tutta attorno a questa parola, attorno alla regione di Kanto e alla guerra che, secondo altrettante teorie, avrebbe preceduto la tanto amata prima generazione. Iniziamo subito. La guerra di Kanto. Tutti noi sappiamo della sua pressoché accertata esistenza, ormai molte teorie sono state formate a suo sostegno, ma ci siamo mai chiesti effettivamente che tipo di guerra fosse? Quale tecnologia avrebbe consentito una così incredibile decimazione della regione? La risposta è relativamente semplice ed è di attualità anche oggi, nel mondo reale. La tecnologia nucleare, ovviamente. Del resto, le due bombe atomiche sganciate in Giappone sul finire della Seconda Guerra Mondiale provocarono la morte di più di 400.000 civili nelle zone colpite, senza poi ovviamente considerare tutte le vite spezzate nel tempo dalle radiazioni e da tutte le mutazioni genetiche che queste hanno portato. Già, mutazioni genetiche. Andando a scavare tra le varie mutazioni genetiche presenti a causa della tecnologia nucleare, molte sembrano veramente ai confini della natura assurde, quasi come se fossero uscite da un film, da un videogioco. È possibile allora che i Pokémon non siano altro che semplici animali che una guerra nucleare ha portato a cambiare totalmente, modificandone i geni? Del resto, molti di questi mostriciattoli sembrano quasi essere animali normali come Rhyhorn o Beedrill, solo ingigantiti all'inverosimile. Come potremmo spiegare altrimenti la somiglianza di questi esseri con i nostri animali se nel mondo Pokémon non ne esistono? Da qui la conclusione che questo mondo non sia altro che il risultato di un'apocalisse nucleare creata dall'uomo che ha prodotto in pratica nuove forme di vita ed una forte decimazione della popolazione mondiale. Ed ora torniamo alla parola iniziale già citata ad inizio video, ossia utopia. Questo nuovo mondo sembra qualcosa al di fuori degli schemi con cui concepiamo una convivenza tra individui. Insomma, tutti sembrano in pace con tutti, la proprietà privata sembra quasi che non ci sia, le case sono aperte per chiunque voglia entrarvi, non esistono tasse, imposizioni, divieti, nulla di ciò. Sembra un paradiso, un qualcosa che non si potrebbe mai realizzare nel nostro mondo, né con governi di destra, né tantomeno con governi di sinistra. In parole povere, si tratta di un anarcopacifismo. In breve, questo anarcopacifismo prevede una mancanza di, come già sottolineato, autorità e restrizioni, il tutto vissuto in maniera pacifica tra gli individui e utilizzando la politica della non violenza. Capirete anche voi che questa visione è irraggiungibile per noi. L'uomo moderno è troppo egoista per poter far reggere in piedi questo tipo di politica. Eppure, secondo alcune teorie, inizialmente agli albori dell'uomo era questa la situazione tipo, quando ancora non si era sviluppata la sete di successo e la malvagità. Ecco dunque che nei momenti successivi all'apocalisse, in una nuova era ed in una nuova rinascita del mondo, l'anarcopacifismo sarebbe tornato nel mondo Pokémon a predominare sull'uomo e su tutti gli altri sistemi di politica, segnando così l'inizio di una nuova epoca per il pianeta. Questa situazione però non può di certo andare a genio a tutti. Alcuni sono rimasti incollati agli ideali e alla sete di ricchezza precedenti ed ecco che personaggi come Giovanni, Elisio e molti altri hanno provato a prendere il controllo su una società che aveva rifiutato quelle stesse forme di autorità che avevano portato alla distruzione del mondo precedente. Riassumendo la teoria, il mondo Pokémon non sarebbe altro che un'utopia di anarcopacifismo successiva ad un'apocalisse nucleare che segnò l'alba di una nuova era per il pianeta Terra e che portò alla nascita anche dei Pokémon, animali che subirono mutazioni genetiche a causa delle radiazioni. Voi ragazzi cosa ne pensate di questa teoria? Pensate sia credibile? E se così ci avevate mai pensato a uno scenario di questo genere? Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto esprimendo la vostra opinione e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno su questo canale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!